Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, prima di iniziare il video voglio ringraziare tutti, voglio ringraziare praticamente tutti perché in tanti avete fatto gli auguri a Denise, quindi vi ringrazio di vero cuore. Ieri sera è stata una bellissima festa, ci siamo goduti proprio la serata in famiglia, con gli amici più cari. E niente, quindi volevo ringraziare tutti e inizio velocemente a farvi vedere i regali perché i regali sono tanti e Denise si è già svegliata 324.000 volte. Il pezzo forte ve lo lascio alla fine anche perché devo girare la telecamera perché è più grande, anche se qualcuno l'ha già visto. Allora, iniziamo da mio fratello e mia cognata. Denise ha ricevuto questo quadro in legno. Io adesso non l'ho aperto ancora perché volevo fare il video. E questo quadro in legno, che poi sarebbe un palloncino, guardate, con il suo nome, Denise, ed è bellissimo. Io, per me, oggi è il giorno dopo il compleanno di Denise, quindi voglio fare subito questo video per sciacquare tutti i vestitini che ha avuto e per far giocare Denise con i giochini che ha avuto. Quindi, ecco, così era la mia premura a fare il video. E quindi dicevo, questo l'ha avuto da mio fratello e mia cognata, e in più ha avuto anche questo set per la spiaggia, quindi noi siamo già pronti per la spiaggia. Denise ha praticamente tutto, ha già dei costumini, mi manca, mi sa, solo l'asciugamano, devo controllare, non mi ricordo. Poi, dal fidanzato di Morena ha avuto questo, come si chiama? Vabbè, è un orsetto che fa sia le melodie e sia la luce notturna. Adesso non l'accendo per non svegliare Denise, non riesco più a finire il video. E si appende alla culla, io lo appenderò al lettino di Denise e per me è comodissimo perché ha quella luce delicata per quando riposa la bambina. Quindi questo è il fidanzato di Denise, ecco, qui rende l'idea. Poi, ho detto il fidanzato di Denise, no, il fidanzato di Morena. Poi, che ho combinato? Si è aperto il pacco da tutti e due i lati. Ovviamente solo io posso fare danni. Poi, questo completino qui l'ha avuto Denise da Franco e Francesca, amici di famiglia, ed è meraviglioso, non vedo l'ora di sciacquarlo con questo dettaglio qui perché glielo voglio fare indossare. È bellissimo, fa con le manichine, cioè ha la manica, però sopra fa tipo questo volant con i bottoncini dietro. È bellissimo proprio come mi piace, cioè le cose che piacciono a me, semplici ma carine, perché secondo me le cose più semplici sono le più belle. Poi, quindi, questo da Franco e Francesca. Poi un altro completino in tema con il compleanno, perché oramai avrete già visto il video. Il tema del compleanno non era tipo cartoni animati, queste cose qui, era Lilla, glicine e farfalle. Infatti la torta e le confettate erano sia Lilla che con dei dettagli, con delle farfalle. E mio cognato con la sua compagna, guardate, senza sapere, perché il tema del compleanno non lo sapeva nessuno, lo sapeva solo mia madre perché mi ha aiutato praticamente in tutto. E infatti, meno male, sia mia madre che mio padre mi hanno dato, vabbè, Morena ovviamente, mi hanno dato un enorme aiuto perché mia madre tutta la frittura l'ha fatta lei.
quindi mi ha tolto già molto lavoro. E mio padre si portava Denise, si faceva delle lunghe passeggiate, così dava modo a me e Morena di fare altro. E quindi mia madre ha visto praticamente tutto, ha visto la torta, ha visto tutto. Quindi dicevo, questo coprispalle con la sua maglietta, che carina, la scritta, sempre con questa scritta glicine, e guardate la gonna, è meravigliosa, io già me la vedo, è bellissima, è di Original Marines. E mi piace tantissimo. Poi, dove ho messo la busta? Qui. Adesso lavo tutto, anche perché stasera ho il compleanno di mio padre. Infatti, ieri 24 ha fatto Denise il compleanno, oggi 25 lo fa mio padre. Poi, allora, l'amico di Morena Federico, che poi oramai è diventato amico di famiglia, con il papà Ettore e la mamma Antonietta, le hanno regalato questo vestitino sfizioso, è in tessuto leggerissimo, questo qua, non come la stoffa della maglia, è un altro tessuto, però sotto c'è anche il cotone, la stoffa in cotone. Ed è bellissima. Secondo me questi colori a Denise gli stanno tanto. E in più, oltre a questo vestito, gli hanno regalato, questo gli piace anche a Morena, cioè tantissimo a Morena, infatti ieri già lo provava, questo cactus. Io adesso non lo accendo perché ho paura di svegliare Denise. Se voi parlate, lui ripete e ripete qualsiasi cosa. È bello, è carino, è un'idea particolare. Quindi, dicevamo, questo Federico con la famiglia. Mettiamo tutto qui, poi mi sistemo con calma. Poi, allora, ragazzi, io questo qua non lo apro. Perché va montato. Questo qua gliel'ha regalato mia cognata, la sorella di mio marito Teresa, con il compagno Vito, ed è un primi passi. Questo qua ovviamente va montato, infatti quando torna mio marito da lavoro gli do due patatine, gli do una birra, si mette sotto in veranda e me lo fa, perché lui ha più pazienza di me, perché va montato anche quest'altro che c'è qui. Io per queste cose non ho pazienza. Quindi questo è Valentino Scuderino, dice due in uno, sia italiano che inglese, insegna i numeri e le lettere. È carino, io ancora non l'ho aperto, perché poi se si iniziano a perdere pezzi è un problema. Poi, da una mia cara amica Angela, con il marito Pierangelo, ha ricevuto questo passeggino. Si vede? Sì, anche questo va montato. Quindi, quando tornerà mio marito, così Denise inizia a usarlo. È alto 49 centimetri. Ah, è bello grande. Questi gatti qui, 44 gatti, ecco, ora l'ho visto, c'è scritto qui 44 gatti, è carino, mi piace, poi Denise non ne aveva questi giochini, infatti Denise diciamo che di giochi ne aveva proprio pochi, aveva Cubotto Parlotto, ha il trenino di Winnie Pooh che ha anche la lingua in inglese, quindi gli faccio sentire sia una che l'altra, ha i primi passi che gli abbiamo regalato noi, cioè di questi giochi più carini, più sfiziosi, dopodiché ha le costruzioni, queste cose qua. Poi, da mia madre e da mio padre ha avuto i soldi, Denise da mia suocera ha avuto i soldi, chi mi dimentico? Nessuno più. Quindi vi faccio vedere cosa ha avuto da Morena e Alex. Allora ragazze, qualcuno già l'ha vista, sia su Instagram sia in un altro video, però è un video dedicato ai regali, quindi ve la faccio rivedere. Questa macchinina,
E qui a tutti gli attacchi, sia del telefonino USB, si apre lo sportello qui. Vi dico che è proprio carinissima. E mi pare, sì, un BMW. È bellissima. È bellissima e Denise si diverte tantissimo. Infatti, cioè è arrivato appena una settimana fa, non più di tanto. Sì, una settimana fa l'abbiamo subito provata perché si sa, questi giochi possono essere difettosi. L'abbiamo subito provata. Lei si mette così come una sagoma e si gode tutta la passeggiata. E infatti, una signora, siamo andati al mare e una signora si è avvicinata perché. Cioè, come fai a non guardare Denise? È bellissima, è un amore su quella macchinina. Quindi una signora si è avvicinata e gli ha chiesto: mi posso fare un giro? Lei non sa parlare ancora, Denise, però sa fare nonno col ditino. Al che gli ha risposto subito, cioè senza pensarci due volte, ha subito fatto nonno col ditino. E quindi è già. Sa già il fatto suo, Denise. Va bene, ragazze, io metto a posto questo macello perché io avevo ancora le cose del compleanno da sistemare. Infatti, stanotte ho mandato tutti a dormire, grandi e piccini, e ho fatto l'una e mezza, sì, quasi l'una e mezza per pulirmi tutto ciò che stava nel lavello. E tutte le cose in giro, bibite, focaccia, che poi resta nei vassoi, quindi è peccato buttarla. Ho sistemato tutto e quindi stamattina avevo ancora altre cose da fare. Niente, io vi invito a lasciarmi dei pollici in su. Di iscrivervi al canale se ancora non vi siete iscritti, se ancora non ci avete pensato a farlo, però mi seguite comunque. E se vi va, mi lasciate i commenti giù, io vi rispondo con piacere. Quando non vi rispondo, vi lascio un cuoricino, però vi leggo comunque perché mi piace leggervi tutti e come riesco, ovviamente poi rispondo. Bene, io vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.